Salve a tutti ragazzi e benvenuti quest'oggi a questo gameplay di Batman Arkham Origins, uno dei videogiochi che più attendevo di questo fine anno. Difatti l'avrete già scoperto in un video precedente in cui dicevo che Batman era un gioco a cui avrei voluto giocare, visto che mi sono sempre perso i titoli precedenti e questa volta non avrei fatto lo stesso errore. E visto che ci sto giocando, perché non proporvi un piccolo gameplay? Ecco, su questo canale potrei dire essere principe, la varietà, insomma, io vi mostro tutto quello che gioco, quello che mi piace. E pertanto, eccoci qua con un gameplay di Batman, però tranquilli, adesso poi con Battlefield probabilmente mi focalizzerò un po' più su quel gioco, però secondo me meritava anche un po' di spazio questo grandissimo videogioco della Warner Bros. Games, mi sembra. DC Comics qualcosa. Vabbè, quello che sono. Comunque, mi mostro un veloce gameplay dove ho affrontato il primo boss e non era difficilissimo, non era neanche facilissimo, perché ho perso 2 o 3 volte, ma li ho tagliati quei momenti. Comunque, cosa dire su Batman? Io sono contento quest'anno di averlo provato, di averlo a disposizione, ecco, nella mia libreria di Steam per poterlo giocare quando avrò tempo. Sarà uno di quei videogiochi che, essendo offline, sarà perfetto per colmare quei vuoti che avrò in alcune delle mie giornate. Perché vuoti nelle mie giornate? Sapete, spesso mi trovo nella condizione in cui io vado a duppare un video su YouTube e ho la banda occupata, non posso giocare online. E ho la necessità di un gioco come questo per andare magari a giocare tranquillamente offline. Certo, poi potrei fare altre cose più produttive, che come mia madre mi suggerisse spesso di, ma perché ad esempio di studiare, però insomma dai ragazzi, studiare dai, no, cioè mi fa sempre ridere quando me lo dice. No, in realtà ha ragione. Comunque, no, vabbè, Batman mi piace, è un bel giochino, io diciamo un bel gioco, non è un giochino, è un bel gioco. E io pertanto appunto voglio consigliarvelo, ecco, se tra tutti i giochi che usciranno, se aveste un po' di spazio, ve lo consiglio. E questa versione che state vedendo adesso, questa immagine perfetta, rappresenta perfettamente quello che volevo dirvi. È una versione per PC. E vedete le impronte, ad esempio, sulla neve, vedete la neve che cade, vedete il fumo. Ecco, questo qui è possibile grazie al physics. Sapete, no? C'è AMD, c'è Nvidia, vanno bene tutte e due le schede video, non è che io stia dicendo dovete comprarvi quella, però la particolarità delle schede Nvidia è appunto la presenza del physics, che permette di avere su alcuni videogiochi qualcosina in più. Per esempio su Assassin's Creed, mi ricordo, quando camminavate nella neve c'era si andava a formare appunto queste impronte in maniera piuttosto netta. Ecco, stessa cosa qui vediamo su Batman è nato. Forse uno dei videogiochi per i quali io, se una persona mi chiede fammi un esempio di physics, io gli dico Batman è davvero l'esempio perfetto. E quindi volevo spendere anche 2 parole, come vi ho detto, sul physics, le impronte, la neve che cade, cose che se disattivaste il physics o non utilizzaste una scheda Nvidia non ci sono. Detto questo, ragazzi, ci si gioca benissimo anche con la scheda pizzichettone che vendo io. Cioè io, ragazzi, vi vendo la scheda pizzichettone 90, scheda vita con i conto grazie, però 5.000 euro costa. No, così non la comprate. No, vabbè, comunque. Io direi che questo video, lo so, è un po' breve, ragazzi, però io sinceramente non so neanche cos'altro dirvi su Batman, perché è un bel gioco, molto bello, sono belli i combattimenti, perché comunque non sono facilissimi. Io lo sto giocando a difficile e mi sta capitando ogni tanto di morire, perché sono una sega, però questo forse può essere anche la spiegazione. Ma è bello perché comunque nei combattimenti i nemici continueranno ad attaccarvi, non è che aspettano che voi facciate i vostri comodi e violentiate uno alla volta, no. Ci saranno 4-5 nemici, questi 4-5 nemici possono anche attaccarvi insieme e talvolta, se non avete i tempi giusti, morite. Quindi, il gioco è bello, la trama, in poche parole, Batman, maschera nera, Batman ferma maschera nera, Batman vince, tutti felici e contenti e basta. In sostanza è questa. Perfetto. Quindi ragazzi, penso che questo sia tutto per questo video. Spero che vi sia piaciuto. Un video molto tranquillo insieme a voi. Io, come al solito, sono Leguas90. Se aveste apprezzato questo video, lì sotto c'è un pollicino in su. Cliccatelo, lasciatene una testa, e così saranno miliardi di pollici in su. No, miliardi non penso. Vabbè, comunque, se aveste anche apprezzato questo video, quindi potete anche condividerlo o comunque anche magari commentare, lo so, cose psicadeliche che non potreste, che la mente neanche vi può capite, ecco, perfetto, fantastico, non so cosa sto dicendo, quindi forse è il momento di chiudere. Sì, chiudiamo questo video. Ciao a tutti ragazzi. Ciao.